Detto ciò, l'attore si limita, oggi come oggi, ad essere attore, mentre il ruolo dell'attore fino a 20 anni fa non prevedeva l'idea che l'attore fosse soltanto un attore, ma fosse di per sé un individuo, tanto per cominciare, che produceva un linguaggio tanto quanto un regista e che era artista tanto quanto tutto quello che gli stava intorno. Ora, per fare questo, intanto chi fa teatro dovrebbe recuperare un minimo di storia del teatro. Due, dovrebbe interessarsi di qualcosa che non sia il teatro. Perché intanto, lo sai perché tutti dicono, ma questa cosa l'abbiamo già vista, ma guarda, quello che ha fatto Emma Dante l'ha fatto anche la Tella, però quello che ha fatto la Tella l'ha fatto, adesso sto dicendo questa cosa, non vuole essere un esempio di, sto sparando nomi a cazzo, proprio, perché tanto più nei giovani, quello là sta facendo la stessa cosa di Ricciforte, ma l'ha fatto anche perché chi fa teatro solitamente si interessa a teatro, se proprio si interessa a qualcosa, e non si interessa a nient'altro. È necessaria, a mio avviso, un ritorno a una multidisciplinarietà. E come è necessaria la multidisciplinarietà di un artista, quindi di un attore, è così necessario che un lavoro teatrale, un lavoro artistico, un progetto teatrale sia multidisciplinare, ossia non si pensi più soltanto nella sua finalità di andare in scena, ma di tutto un apparato che ricopre come una guaina il lavoro teatrale. Ok? Quando tu mi dici, secondo te esiste la ricerca? Ma la ricerca sì, ipoteticamente sì, esiste. Perché tu mi dici, allora, ma quando erano poveri, perché poi alla fine parliamo di questo, quando erano poveri facevano ricerca e adesso che sono ricchi non lo fanno più? C'è una triste verità, che io credo sia una verità, che una condizione di disagio ti porta necessariamente a reagire. La reazione di per sé produce movimento. E il movimento di per sé ti porta in luoghi inesplorati, almeno io la penso così. No, non prendere appunti, fammi la cortesia, non c'è niente, no, non c'è niente da appuntare. Faccio quelle cose che vengono in mente a me, perché lavoro molto su quello che penso, oppure quando trovo degli esempi molto, delle cose molto belle, ed è molto raro che ascolto, me ne scrivo. C'è, dicevo, c'è, ma come no, per me puoi fare quello che vuoi. C'è un problema proprio, è vero, la condizione di disagio è l'humus necessario per far sì che qualcosa inizi, però a patto che qualcosa inizi, nel senso, purché si inizi. E invece i tre quarti degli attori italiani, ma mi ci metto io per primo dentro, che di base sono il signor nessuno, perché poi l'attore ha il problema di rimanere un signor nessuno anche quando è qualcuno, nel senso, l'attore diventando così strettamente dipendente dal ruolo del regista, se manca il regista, tu attore non servi assolutamente a nulla, a meno che tu non ti crei un'individualità d'artista e culturale tuo personale, altrimenti tu come ruolo, se non hai il tuo regista, che cosa fai? Fai l'attore de che? Fai le scenette come quando uno imita i professori dentro la classe, è quello. Allora è per questo che dico, forse andrebbe un attimo ripensato il ruolo dell'attore e dell'artista in generale, se esiste l'artista, comunque. Se non altro per ridare dignità nel momento in cui non hai lavoro, cioè se proprio vogliamo andarla a vedere in una forma più spicciola, se proprio non vogliamo vederla come sia necessaria questa cosa applicata a un lavoro. Con ciò dico che quindi secondo me la ricerca sì, esiste in uno stato originario. Ti dico che attualmente, a mio avviso, non esiste più quando entri in una forma di star system del teatro, perché stiamo parlando adesso del teatro, se esiste uno star system del teatro, ma perché non, io non voglio neanche dare la colpa al regista o chi per lui, proprio perché non puoi avere il tempo di cercare nulla. Non
Non puoi avere il tempo di cercare nulla e soprattutto, io credo, se si continua a pensare, e là si torna a quella cosa della comunicazione, se si continua a pensare che nulla debba entrare nel linguaggio teatrale che non sia prettamente teatrale, niente ti contaminerà mai. E quindi tu non cercherai più niente. Allora, una volta che si è, il corpo è stato sdoganato in tutte le forme, l'abbiamo, prima l'abbiamo contorto, poi l'abbiamo, gli abbiamo tolto la maglietta, abbiamo lasciato il reggiseno carne, poi gli abbiamo tolto anche il reggiseno carne, poi abbiamo tolto le mutande, abbiamo tirato piselli, abbiamo ficcato braccia nel sedere, abbiamo staccato la testa e sangue, mutilazioni, il corpo è finito, cioè nel senso, nella sua esposizione esteriore è finito, non c'è più niente da fare sul corpo. Dentro ce ne sarebbe da morire da fare, il problema è che bisogna anche capire come tradurlo. Ora, gli ambiti di ricerca sono infiniti, ma se il teatro vuole cercare ancora nel teatro, non ha più niente da trovare, a mio avviso. L'occhio deve essere esterno. Per quello, quando tu mi dici è importante che Emma torni a Palermo, assolutamente sì. Se non fosse tornata a Palermo, Emma non avrebbe Emma. Perché non avrebbe avuto la Sicilia, non avrebbe avuto gli abitanti della Sicilia, non avrebbe avuto quello che vendeva le stigliole, non avrebbe avuto la strillona della porta accanto, non avrebbe avuto la gente che si denudava in mezzo alla strada, non avrebbe avuto la crisi dell'acqua di Palermo, non avrebbe avuto un Palermo, non avrebbe avuto praticamente l'inizio. È ovvio che lei non ha cercato nel teatro, ha cercato completamente fuori, l'ha portato a teatro, ha preso il suo tempo, perché all'inizio Emma lavorava in periodi molto, molto, molto lunghi, ha creato un codice, un metodo, che fosse il suo metodo, con ciò non vuol dire creare un metodo nuovo, come tutti siamo obbligati a sentirci, devi fare una cosa nuova. Il teatro di Emma ha sotto a una tradizione molto forte, che è visibile in qualsiasi forma di teatro di prosa, non a caso per 5 anni ogni compagnia che nasceva, disgraziatamente dalla Sicilia fino alla Puglia, era la copia di Emma Dante. Oh, lei ne ha soltanto riprogettato e forse è arrivata nel momento giusto. Io quello che dico, non è sganciata dalla moda, nel senso, non è un caso, adesso io sto dicendo cose che sembrano assurde ma uno non ci pensa mai, non è un caso che in quegli anni Dolce e Gabbana scoprono la Sicilia e quell'altro scopre la Sicilia e esce Montalbano, nell'aria c'è qualcosa che tira e va trovata, se vuoi far sì che in quel momento Emma Dante, non dico che non sarebbe stata Emma Dante perché è un'eresia dire una cosa simile, ma forse un eco del genere è arrivata anche perché il momento era giusto e perché quel linguaggio era il linguaggio che lo spettatore chiedeva, involontariamente chiedeva. E quindi non ha portato più lo spettatore ad essere semplicemente assettato su una sedia, ma ad essere quello spettatore che la segue, che si muove, che sì, perché poi c'è questo, è ora di creare eventi, perché una rockstar riesce a smuovere gente da ogni parte del globo e un regista teatrale è già tanto se ti fa arrivare da casa tua a Via del Corso. Le abbiamo provate tutte, abbiamo capito che teatro non si può riprendere, quindi non è usufruibile né via streaming, cioè abbiamo provato in tutte le maniere, no? Né via streaming, né con le registrazioni della Rai, né con queste cose qua. Perché? Perché manca l'evento che è necessarissimo a teatro, cioè l'essere lì, essere presenza, esserci, non funziona nella stessa maniera. Quindi questa cosa, fortunatamente, abbiamo capito, almeno una cosa di come funziona, lo sappiamo. Ciò non vuol dire che però il video o la promozione video debba rimanere fuori da un concetto di teatralità. Cioè non esiste solo il momento, esiste appunto anche il prima e il dopo. Può esistere un modo di promuovere il teatro o di far conoscere il teatro attraverso il video, ma devi andare a cercare, appunto la ricerca può esistere, ossia per cercare vuol dire che forse non deve parlare il teatralichese, ma forse deve parlare cinematograficese o qualcos'altro.
Forse non può parlare con le parole del teatro, nonostante tu stia mostrando una cosa teatrale. Le due cose non è che collimano, capito? Ti voglio dire, le due cose possono esistere contemporaneamente e separatamente. Certo è che quando ti trovi ad essere all'interno di un mercato teatrale e ti vengono a chiedere per primi i bordereau e gli incassi e che la sala sia piena e che questo sia coso, la ricerca viene un po' meno, ma perché quello che ti interessa è altro. E quindi ecco lì che i registi, se hanno condotto una ricerca, la devo, così come l'hanno per un attimo sfiorata, le devono dire ciao. Ora, quando una compagnia in 4 anni fa 13 spettacoli, cioè, alzo la possibilità di un dubbio, nel senso, magari sei veramente un genio, ma io ho dei dubbi, seri dubbi anche sulla possibilità che un genio ce la faccia. È difficile che tu in 3 anni abbia 13 prodotti validi che abbiano una necessità di fondo di dire qualcosa, cioè, perché in 3 anni non ti succedono così tante cose, cioè, nel senso, ma proprio non ti, poi questo è proprio il momento storico in cui non ti succede assolutamente niente, cioè sei bombardato ma non succede niente, tant'è vero che tu sei dentro casa e sei bombardato, ti sembra che tu abbia viaggiato il mondo, guardato milioni di cose e sei dentro casa, cioè, nel senso, non sei da nessuna parte. Questo però potrebbe aprire delle possibilità altre, che per esempio si potrebbe tornare a pensare all'importanza della fantasia, per esempio. Quindi cominciare ad aprire altre forme. E questo non capisco quindi come possa essere slegato, visto che noi siamo bombardati da questo, slegato da un concetto di promozione, che invece ti apre la possibilità di una pura fantasia sul nulla. Cioè nel un immaginario proprio, no? E, quindi, chiudendo la prima domanda che hai fatto, sì, credo che la povertà porti ricerca, no, credo che la notorietà non la porti, a meno che la ricerca non si estenda. Allora non diventa squisitamente di ordine scenico, ma non diventi anche altro. Esempio. No. È un esempio sbagliato. La domanda non, sì. La posso? Sì, sì. Sì, l'intendere appunto la promozione, altri prodotti intorno al teatro, quindi video, perché io ogni volta io devo andare a stare. Quindi a che fine esattamente? Perché adesso hai detto creare altri prodotti che non diventino però dei prodotti altri, ma che tengano sempre come perno la scena, o sbaglio? Allora, io ti faccio un esempio di una delle cose che funziona più in questa maniera, soprattutto forse l'unico ambito che si è riuscito, anzi gli unici due ambiti artistici che si sono riusciti a reinventare un po' sotto questo aspetto. Uno è il cinema e l'altro, secondo me, re di tutti, la musica. La musica, per esempio, ha aperto enormi dialoghi. Ora, levati una cosa, la musica ha un vantaggio su tutti. Non esiste, non necessita di alcun luogo, te la porti appresso. Grazie al cinema ha subito una doppia valenza, non solo più di ordine... come soundtrack della tua miserissima vita. Sì, sì, quante volte stai nel treno, te la metti e improvvisamente ti sembra di stare altrove, no? Che dici, mamma, come si sposa bene qua sotto. E ti fa sentire protagonista di qualcosa. La musica ha aperto dei dialoghi molto forti con tantissime cose. Per esempio, prendiamo per esempio una cosa che adesso già sta andando nel suo superamento, però... la moda indie, che tanto è andata, ci siamo vestiti tutti come i barboni fino all'altro ieri. Non sai da dove. Tu mi sapresti dire da dove è iniziata? Se come moda o come musica?
Guarda che io credo che sia nata prima come musica che come moda. Però ha voluto aprire una cosa, ha voluto aprire un dialogo con un immaginario collettivo che in quel momento c'era. È necessario individuare qual è l'immaginario collettivo. Perché è la prima volta che è un genere musicale definibile musicalmente, cioè musica indie E non vuol dire è un niente. totem, cioè È sai, un è un totem. totem. Non vuol dire niente. Se tu non indichi. Cercato però anche se inizi a seguire una cosa, per arrivarci poi, cioè per andare Allora, a guardare lo io spettacolo, entro una cosa. Io per lungo ti crea tempo. un immaginario su uno spettacolo che allora ha una grande curiosità, un pubblico che ti segue al di là del teatro, ma questa creazione di un'aspettativa, di un immaginario, una moda, una tendenza, tu ha la finalità di portarti poi in teatro oppure no? Ma posso Anzi, dirti una cosa? non Ma, esiste. allora, in questo momento era nella, in questo momento tutto era direzionato nel dire sì, perché ci interessava questo. Però, per dire una cosa simile, devi anche capire quanto tutto questo discorso per te abbia un valore squisitamente teatrale o un valore culturale, già di per sé. Nel senso che, a mio avviso, andare in scena non è necessario. Perché cioè per me è tutto un mondo molto più vasto poi del teatro, tutto ciò. Ok, nel senso andare in scena, no, con ciò uno direbbe, Cioè, vabbè, ma allora stiamo qualcosa parlando di di cioè stiamo a parlare del pecorino con le fave e poi ci ritroviamo, no, nel pecorino, nelle fave. Però qua bisogna capire quanto con il teatro possa esserci anche un mercato altro che può viaggiare con il teatro senza per forza contemplare il momento teatrale. Nel senso, noi siamo convinti di poter vendere il lavoro teatrale semplicemente se facciamo 5 milioni di piazze in tutta Italia. Ma chi ti dice che prima di vendere quello tu non abbia venduto tutto quello che è intorno al prodotto teatrale? Perché non può diventare una forma altrettanto valida e di guadagno quello che sta intorno? O anche che non di guadagno, ma perché rimanere, e qua stiamo improvvisamente da un discorso progettuale stiamo andando su un manifesto, ma perché piuttosto che rimanere nella tristezza in cui stiamo, non facciamo qualcosa? Cioè, pure che non Sì, serve a niente, ma però ad facciamo esempio, qualcosa. cioè perché poi Allora, io ti faccio. branding, cioè Lasci di la cosa formula. serve? No, non ti posso dare una formula, però. Il Roberto Clemenzi in stand-up funziona. Funziona Perché è giusto che non si apra. L'immagine sempre Volutamente non si apre. pensato, ok, uno può Però pubblicare, può aprirsi, però. per esempio, per farti capire certe cose, così unisco, se tu vai su un sito che si chiama whitewidewet.tumblr.com, tu vedi un qualcosa del genere di cui ti sto parlando, che però, siccome ho iniziato a parlare di Mexican standoff, non ti ho parlato della cosa mia, però quella è separata, e soprattutto, se ti parlo di una cosa mia, pensando che quella sia giusta, è molto presuntuosa quando io non so dove sta andando, però a livello comunicativo ti posso dire dove sta andando, perché quello ho dei riscontri, di dati, ok? Non ti so dire se sarà un lavoro valido teatrale, ti posso dire che a livello comunicativo è valido, ma perché ho dei dati. Quando io lavoravo con Ricci Forte, compagnia che può essere, che spacca l'intera umanità, okay? Nel senso, dagli adoratori ai detrattori assoluti, ha una cosa però che gli si deve riconoscere, nel senso, da parte di tutti, ha una comunicazione che nessuno ha in ambito teatrale. Ora, non sto parlando di qualità di comunicazione, sto parlando di quanto questa comunicazione attecchisca. La loro comunicazione attecchisce del 200%, non al 100%, molto più di quanto tu solo possa immaginare. Io ho lavorato con Ricci Forte quasi 5 anni, per 3 sono stato più o meno uno che ha curato quella che, cioè parte della colpa di come attecchisca me la prendo io, e soprattutto perché ho fatto da braccio destro a chi questa cosa la curava. La compagnia Ricci Forte fa. Va così bene
non solo per il tipo di teatro che fa e il tipo di testi che fa, dove ci si potrebbe aprire un capitolo a parte, dove veramente si potrebbe stare lì a dire è giusto, è sbagliato, è arte, non è arte, perché i testi, la poetica teatrale di Ricciforte è una poetica che in sé ha molto materiale televisivo, per cui ha molto materiale della quotidianità di ognuno di noi, e ha quel materiale che ti fa sentire, come la musichetta dentro al treno, protagonista. È quella cosa che ti fa dire, ah, sì, mi è capitato pure a me. E che involontariamente ti trascina e ti fa, eh sì, e tu non stai forse neanche più ascoltando quello che dice, ma sei te che piangi di te. È quella forma di... Io non posso dirti di se, non voglio entrare nell'argomento della drammaturgia perché è troppo stretta non posso dire nulla, è il piatto da cui ho mangiato. Parliamo di cose a livello di comunicazione, è trasversale, molto trasversale. Sono stati fra i primissimi a capire l'importanza delle piattaforme multimediali. Loro sono nati su MySpace, hanno trovato una gloria su Facebook, ma hanno capito che Facebook, nonostante ti faccia schifo, esiste. Quindi tu devi tapparti gli occhi, buttare giù la pillola e magari cercare di usare Facebook nella maniera in cui non ti fa schifo. Forse. Trasversale perché? Perché loro hanno e promosso gli spettacoli e trovato un brand che è molto importante. Il loro brand è il loro nome, è importantissimo. Quando loro dicono ai giornali di scriverlo in minuscolo, con lo slash, senza il commerciale, senza stacchi. Minuscolo fanno scrivere, sì. Ricciforte è minuscolo con lo slash. No, adesso... Non sono, cioè nel senso, dietro c'è un progetto di comunicazione, ma penso sia evidente per tutti, cioè tutti lo dicono, non è che io sto rivelando, cioè, si può vedere. Voi pensate veramente che il teatro possa essere lontano da tutto questo? Come posso prendere il pubblico? Come posso prendere tutta quella fetta di pubblico che, per esempio, non può venire a vedere lo spettacolo? Io devo prenderla in qualche maniera, perché forse quello è il mio futuro spettatore. Perché loro sono riusciti a portare delle persone che non hanno mai andato a teatro, sì? Gli spettacoli di Ricciforte prevedono il pizzicagnolo, che non ha mai visto niente, come la signora che sbuccia i fagiolini a casa, come il grande imprenditore. La fruibilità, sì, però non sapevo che... No, no, ti dico... Gente che teatro non ha mai visto. Gente che non ha mai visto. Loro sono l'unica compagnia rockstar. L'unica. Non so, però credevo che fosse gente che già un po' frequentava il teatro, no? No, se c'è una cosa molto buona da riconoscere, è il fatto che a teatro ci sono finiti persone che del teatro non sanno neanche. Cioè, che prima di Ricciforte non hanno mai visto niente. Anzi, più legati alla musica, magari. E senti dire. Ah, ma quanto è bella la colonna sonora. Sì, sì. La colonna sonora, de che? Nel senso, soprattutto, sono canzoni che tu hai sentito per una vita. Te le devi capito? Sentire, secondo te. Capito? Però gli interessa come è stata assemblata questa colonna sonora. Quanto è bella la foto di... Non gliene frega un cavolo a nessuno che la foto sia dello spettacolo o meno, ma perché loro hanno fatto un lavoro per lungo tempo... molto attento sulla scelta dei fotografi, sulla scelta dell'immagine, di un'immagine che non avesse per esempio un gusto squisitamente teatrale, ma potesse essere un'immagine che parla, ecco quando dico le cose parateatrali, che parlano del teatro senza parlare il teatralese. La foto di scena, non c'è scritto da nessuna parte che debba essere un momento di reportage, ok? Per forza, mentre tre quarti delle compagnie, togliendone un po', tipo i Motus, che hanno sempre fatto una sperimentazione sui mezzi di comunicazione, insomma sono molto dietro i tempi, Ricciforte, Societas, ma per un universo che loro hanno evocato. Però, un altro discorso, no? Cioè, non
nel senso loro a un certo punto hanno cominciato a fare un bel giro tra Francia, Spagna. Ma loro se ne sono fregati infatti che esistesse l'Italia. Perché? Perché avevano un prodotto leggermente più alto anche a livello comunicativo. Loro hanno, ma non è soltanto comunicativo, loro hanno un prodotto leggermente più alto, dove leggermente è un eufemismo, sotto tutti gli aspetti, esatto, tecnici, no, di comunicazione. Il loro sito spoglio, il loro sito senza niente, non è un sito che non hanno saputo costruire. Cioè loro tirare fuori 1.000 euro e darle a un grafico non ci vuole niente. È che la società, se è quella roba lì, è quella roba lì. Tu prima di tutto, guarda che è fondamentale, tu devi capire chi cazzo sei. Però questa cosa, vedi, passa attraverso un annullamento del messaggio medio comune italiano, che è quello comunque di ritrovare sempre quella, quel nazionale popolare. Cioè, non so se capisci quello che voglio dire. Cioè, fondamentalmente lì c'è forte, funzionano, perché lavorano sul nazionale popolare del XXI secolo. Certo. Però secondo te quanto durerà ancora sta storia? Ma questo non è dato a me saperlo. Farà un po' quello che è successo ai non è, dato non è dato a me saperlo, perché sono 5 anni che si dice quanto durerà questa storia, e la storia ogni anno si rinnova. Okay, quindi, perfetto. Però secondo me Raffaello e Sanzio durano in eterno perché? Perché fondamentalmente a un certo punto Castellucci e compagnia Briscola hanno fatto una formazione al di fuori dall'Italia. Beh, ma non è detto che Ricciforte a un certo punto, come vedi, non ci stanno praticamente più in Italia, si stanno spostando fuori, non sono così. Cioè, dietro c'è... No, adesso stanno a Parigi. Dietro c'è sapienza di quello che si sta facendo. Loro conoscono i mezzi che usano meglio di chiunque altro, credimi. Nel senso che sanno esattamente le mosse che stanno facendo. Non sono... È importantissimo sapere le mosse che stai facendo da un punto di vista di comunicazione. Guarda che è più importante quello di sapere come ti stai muovendo. Cosa Cristo gliene frega a loro di sapere quale teatro li ospiterà? La cosa che gli interessa di più attualmente, ma è giusto così, è sapere che chiunque li ospita, loro ormai hanno 8.000 persone che arriverebbero da ovunque. Capito quanto è più importante la comunicazione? E capito come si può riportare la gente a teatro, a mio avviso? Quanto sono inutili i critici. E di quanto sono inutili i critici. Perché i critici poi gli sparano, cioè, lo sappiamo, gli hanno sparato contro, addosso, sopra, avanti, dietro. In questo momento mi aveva forse una riflessione che non c'entra niente, però quanto quello di cui magari parlano poi in scena, vedi in scena, te lo stanno facendo anche a te in quel momento lì come spettatore, a livello di prenderti di meccanismo diabolico, insomma. Loro sono benissimo, ho detto, io non mi posso esprimere su certe cose. Loro sono sicuramente una in un punto di equilibrio perfetto tra teatro e performance. Magari si sta tramutando sempre di più in una performance, però sicuramente hanno capito che non c'è soltanto un abbattimento della quarta parete, ma c'è anche un portare lo spettatore quasi dentro la scena, fino quasi ad agirla, in certo senso. Quando in Grimless, sei conto, noi prendevamo e portavamo una persona a sedersi in scena con noi, una, non tutti, una persona a sedersi in scena con noi perché diventava il principe azzurro, dopo che l'hai preso, un po' manipolato e lo porti sopra, tu non hai sfondato la quarta parete, tu hai praticamente creato un buco cosmico nell'universo e hai risucchiato tutta la platea, e la platea sta su con te, anche se non ci sta. È molto intelligente, ma infatti i metodi non sono discutibili, a mio avviso, le trovate, punto, non aggiungo altro. Quando tu vedi una Marina Abramovic che va a fare una collaborazione con una Lady Gaga o con uno Jay-Z, uno gli può sparare tante stronzate quante vuole. Sì, gli può dire, vabbè, adesso si è aperta questa cosa, adesso lei ha fatto... Però guardiamo anche lo scambio doppio.
L'Abramovic è una che è sempre stata considerata un alto, un'alta rappresentante intellettuale, dà anche, cioè uno scambio doppio, l'artista pop ti dà il sostegno pop, l'intellettualità dell'Abramovic ti dà un fondamento di sapere. Lady Gaga diventa un po' più intelligente ma magari la più per la mossa è più intelligente Lady Gaga, capito? Ieri stavo parlando l'altro ieri, e ho visto per la prima volta un tutto video Lady Gaga perché sapevo che era della Brandwich, per dire. Adesso voglio vedere come l'ha influenzato. Che cosa succede? Che questi scambi, questo modo di contaminarsi è importante perché che hanno fatto? Nell'arte contemporanea è entrato tutta improvvisamente una fetta gigantesca di persone che erano completamente, che si erano forse rotti un po' i coglioni di vedere l'Abramovic con le pinze sulle tette o queste cose qua, però ho perso una parte di pubblico di gente seria, cioè gente seria di prima, e dice adesso non ne voglio più. Allora è questo il problema, però siamo forse tre, questo è il problema, ma questo è il problema, perché continuare a pensare che questa cosa sia un avvilimento, nel senso, no, questo no, tu hai ragione, perché questa è, e soprattutto questa roba, io capisco, non ci apprezzo tutte le operazioni che fa, perché sono, cioè, massima, però rispetto appunto alla bontà dell'emozione, del messaggio, tutto quanto, il mio riferimento resta lo spillo, perché cioè, rispetto, certo, per cioè, rispetto alla mia formazione, a quello che mi interessa maggiormente. Certo, però. Però ti dico. Cioè, la performance. Ti dico, questa cosa è un'apertura, non solo un'apertura, è un varco dimensionale su una dimensione sconosciuta alle due, è adatta ai tempi. E questo non vuol dire che lei non sappia più fare Marina Abramovic, né tantomeno che Lady Gaga sia diventata una professoressa universitaria. Nel senso, rimangono quello che sono, ma si sono aperti. Allora, questo è un discorso che forse, ma secondo me no, magari prescinde anche da un discorso culturale. Qua c'è sia cultura che mercato. Ci sono due modi di farle convivere. Se non crei mercato, non crei scambio. Se non crei scambio, come può arrivare il prodotto culturale? Poi è ovvio, dove ci sono. Poi qua entriamo sempre nel. Se noi dobbiamo prendere in considerazione tutte le piccole sfumature, non parliamo più di niente, perché poi questa cosa ovviamente crea dei problemi: dove stanno i soldi, ci sta il marcio, e entriamo nel qualunquismo, certo. Quello sta nel buon senso di ognuno, e non cioè. Sicuramente, io ovviamente facendo questo discorso non posso saperlo di loro, è importante mantenere, a mio avviso, sempre una posizione etica molto forte rispetto al proprio lavoro, senza mai andarlo a sminuire o a farlo, ma è importante una. Che mi avevi chiesto prima? Che non so neanche dove sono arrivato. Sì. Manca più o meno un quarto d'ora, poi abbiamo il pranzo, vedi, possiamo continuare dopo. Va bene. Ok. No, non è chiaro. Sì, è super interessante. No, poi magari nel pomeriggio vi faccio capire anche di quelle cose che vi ho fatto, ti sto dicendo del sito, come è un movimento possibile, che sono ipotesi. No, chiaramente. No, ma sono ipotesi, che è white wide wet. Che wide wide wet. Che è tante cose, tutto da spiegare, che poi è un acronimo che è un www, nel senso che funziona. Quello è un progetto, poi magari ve lo spiegherò non troppo, perché è il mio progetto. Però vi posso spiegare, quello è un progetto che nasce da un logo, non nasce da un testo. E il logo è stato però concettualizzato, e i concetti su un'immagine sono diventati i concetti di uno spettacolo, cioè di un ipotetico spettacolo. Qual era l'altra domanda che mi avevi fatto che non me le sono perse?
Guarda, io ero molto interessato sul discorso di Mara, più che altro. Sul discorso di Mara. E... Mara, tanto cara. Tu dicevi, il teatro sotterraneo che non hanno un'attenzione... No, il teatro sotterraneo in scena riportano la loro poetica. Il teatro e sotterraneo, poi... non è vero che non hanno, per esempio, un'estetica? Sì, però non è così... Magari non è così studiata. No, per... non è così radicata poi nel post spettacolo. Ma guarda, c'è una cosa, secondo me, che quello che esce fuori del teatro sotterraneo, che quando tu li vedi in scena, te li immagini così anche nel post. Non c'è una grande... Sì, no, però tu facevi questo discorso della... Cioè, la performance ormai non dura solamente nel momento. Ma se il loro desiderio, il loro intento è essere in scena così come potrebbero apparirti su un marciapiede per strada, è fortissima già come cosa. No, perché tu facevi il discorso di moda, che ormai il teatro deve avvicinarsi più a quel concetto lì per attirare il pubblico. No, una cosa che vorrei eliminare è il deve. Io non so se debba. Cioè, io partivo dal presupposto della tua... È chiaro, sei tu il leader in questa situazione. Sì, certo, chiaro. Quindi nel momento in cui tu affermi qualcosa, io mi riaffaccio. Certo. No, lo dico per farti entrare in una cosa che io non credo che questa sia la soluzione, no, capito? No, certo, però penso che tutti siamo molto interessati dai discorsi che fai e siano discorsi, per quanto mi riguarda, molto affini alla verità. Anche se è successo. Sì, no, certo, ma era solo una specificazione stupida. Però quando tu affermavi giustamente il concetto di... che non, secondo me più che moda è tendenza. Ok. Riconosco in questi due artisti un modo di fare tendenza completamente diverso, perché quando i sotterranei fanno tendenza nei loro spettacoli, nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda anche il modo di essere loro, al di fuori dello spettacolo sono persone che non è che vivono una loro tranquillità, cosa che invece Mara non fa per un discorso proprio di tendenza, cioè o meglio per come è fatta lei. Certo. Fa il suo spettacolo, al di fuori dello spettacolo va in giro con Meinherz, polsino... Ma infatti per me Mara, io se c'è una cosa che apprezzo tantissimo di Mara è un proseguire, nel senso è il fatto che l'individuo non si stacca dall'opera, cioè l'artista non si stacca dall'opera. È la stessa cosa. Io infatti in Mara ritrovo, che però è lo stesso che ritrovo anche nel sotterraneo, ritrovo una grande sincerità rispetto alla sua necessità. La necessità di Mara è chiarissima perché è tatuata sul corpo. Sì. Questo può creare due cose. Mara sicuramente è connessa coi tempi rispetto a un'immagine, rispetto a un immaginario proprio, perché prende tutta quella, cioè tutta quella, quell'aspetto che adesso va dello sport, della sportificazione, dell'underground che non appartiene neanche troppo all'Italia, ma è un po' più nigga come cosa, è molto giusta, ma è anche Mara, cioè sono tutte e due le cose, è giusta ed è Mara. È perfetto, però quando facevi questo discorso... Tu dici, qual è il problema? Il problema... In Italia, come viene... Cioè, girare con gli skate... Certo, come viene vista in Italia? In Italia, che è una eterna provincia, quindi è incredibile anche come si dica, facciamo un laboratorio in provincia, perché Roma equivale a San Vito. L'Italia, che è un'eterna provincia, non riesce a capire... O meglio, non vuole mettersi nella condizione di essere stupita in niente. Chiaramente qualcuno che esce dal palco e continua ad andare con gli skate ed è quella cosa che hai visto là, non uguale, ma con quella contaminazione, ti destabilizza. La forte convinzione in una cosa destabilizza i più.
E la prima, reazione delle destabilizzazioni di più è il rigetto. Ti rigettano fuori. Però è estremamente al passo con i tempi. È estremamente al passo. No, non lo so, dipende anche il tempo. Per me non è niente di strano uno che esce con un certo, per te. Però... Forse per la mia educazione. Non è una questione di strano o non strano, è qualcosa. Infatti. Però la trovo un abbiccamento nei miei confronti e mi dà fastidio. Infatti, forse se c'è qualcosa che uno potrebbe. Di cui potrebbe parlare, o tu dici perché male. È forse perché dovrebbe trovare cos'è quella cosa. Del tuo immaginario che riesce a passare sull'ampia fetta per cui con il quale chissà perché è un discorso molto complesso però è un discorso secondo me della performance in Italia oggi, cioè lei è determinata in una direzione, io non dico che faccia bene, cioè io dico solo da osservatore. Io l'ho osservato, ho seguito, cioè, e mi sono reso conto che il suo radicamento, cioè, per un processo creativo e poi di in qualche modo anche vendita, cioè, è difficile in Italia. Cioè, cosa che non succede, per esempio, in Slovenia, e lo sai benissimo, ma in Slovenia, allora, o in Belgio, cioè, o in paesi in cui comunque. Cioè, questa cosa qua è alla portata. Ma questo lo sai però perché, ecco, scusami, invece mi è arrivata la risposta. Lo sai qual è il problema? Il problema è che in Italia lo fa Mara. Punto. Mentre gli altri continuano a fare il teatro per fare il teatro. Dove si rientra dentro, a casa siamo un'altra cosa, poi andiamo a fare il personaggione a teatro, poi dopo il teatro ritorniamo nella nostra... Se questa cosa, se questo me... Perché? E appunto si ricollega al discorso che stavo facendo adesso. Quello che io sto dicendo all'estero è già attivo da 20 anni. Sì, esatto. Capito? Nel senso, infatti, quando lei mi dice, però io sì, amo ancora, però magari è da quando ho visto che l'Abramovic ha fatto quella collaborazione. Io penso che questo discorso avvenga solo in Italia. Certo. Penso che fuori non gliene freghi niente a nessuno, ma perché sono tutti abituati a vedere da tempo. Una cosa del genere, possono soltanto dire ammazza che paracula, si è presa il meglio della body art e il meglio della musica pop, può essere vista come intelligente io, la... Comicamente anche nel caso di Mara, nel caso di alcune cose io come spettatrice, come... Ma qua infatti non... Gli ammiccamenti mi danno fastidio. Però questo non si sta parlando di... Però lo sai perché sembra... Lo sai perché può sembrare... Però qua non si sta parlando del proprio pensiero rispetto allo spettacolo. Qua si sta parlando di un'altra cosa, che è come mai però fuori dallo spettacolo ci sia una forma restia di avvicinamento. Cioè, tu sei totale in quel tuo modo di essere, di stare. Cioè, è giusto che anche fuori... Ma Mara vive il disagio di essere una delle... 10? Che ovviamente, essendo tu uno delle 10, non vieni più visto come un possibile mix di linguaggi e quindi come anche adesione al tuo linguaggio teatrale rispetto alla tua vita, ma vieni visto, siccome lo fa quel gruppetto e lo fa un altro gruppetto, come una serie di 7 che vogliono essere poi chiuse all'esterno e non vogliono avere scambi con il pubblico, ma il problema è che tutti noi, in Italia specialmente, siamo stati abituati che le cose non devono conversare. Quindi se è strano, è fuori, capito? È fuori. Quindi Mara probabilmente, più che avere problemi di vendita, ha il problema che, essendo lei una delle poche, probabilmente ai più appare come il gruppetto. E questa cosa ti fa sentire immediatamente fuori, perché dici, se io non faccio parte di quella roba, e lo sai come funziona, no? Sono due le cose, o io mi appassiono a quella roba e ne faccio parte, o se non ne faccio parte perché non mi vogliono o perché non mi appassiona, quella roba è merda. Però è sbagliato. Non è che è sbagliato, è proprio è la morte di tutto un discorso del genere. Cioè, anche come artista non può crescere se non c'è altro. Ma stiamo parlando. Tu parli di questa cosa sugli artisti, in Italia l'albanese viene messo sotto terra, l'omosessuale viene gonfiato di legnate. Faremo i diversi qua. Alla fine tutto il discorso, io ti ho detto,
forse non è il caso di andare via dall'Italia. Io sono del parere che, per quanto io vorrei andarmene fra 6 secondi, cioè mentre parlo con te vorrei improvvisamente sparire, mai nessun luogo come l'Italia necessita di una riattivazione soprattutto dei giovani. Ma il problema è che bisogna uscire da una cosa, bisogna uscire dalla dinamica del presenzialismo e bisogna uscire dalla dinamica del guadagno, purtroppo. Allora, se usciamo da questo e cominciamo a fare qualcosa per il semplice motivo di farla, non importa, appunto quando mi dice ma serve lo spettacolo, io sto creando una cosa personalmente che non so manco se avrò i soldi per farla. E allora cosa fai? Io questa cosa me la faccio tutta da solo, okay. Non ho nessuno alle spalle, quindi sono a costo zero. Come fai ad andare avanti? Hai bisogno di un qualcuno che... Ma c'è qualcuno a teatro? C'è qualcuno a teatro che sarebbe disposto a dire... Per promuovere una mia cosa farei il cameriere? Però anche questo è un altro aspetto. No, te lo chiedo. No, è un altro aspetto. Ma lo fanno tutti i camerieri, Andrea. Bravo, ti sto dicendo. Però il problema, lo sai qual è? È che se poi ti arriva un lavoro teatrale, mentre magari fai il cameriere e stai guadagnando 2 lire, ora non sto dicendo che questo sia giusto, perché... Non sto dicendo che questo sia giusto, perché allora vuol dire allora a teatro non si può prospettare un guadagno. Il guadagno probabilmente è prospettabile più avanti, bisogna creare le condizioni perché certe cose vengano riattivate. Adesso non ci sono le condizioni, attualmente. Io ti sto dicendo che la maggior parte della gente, magari... al primo richiamo in scena, anche gratuito, molla tutto quello che sta facendo per andare a fare l'attore gratis. Non è giusto. No, questa cosa è assurda. Infatti il problema principale è che moltissimi attori dovrebbero smettere di fare per un periodo gli attori, ma tutti, me compreso, nel senso, se questa cosa non viene valutata, perché? Perché siamo troppi? Perché non ci sono soldi? Perché? Allora io quando vado al Valle e mi sento fare dei discorsi del tipo perché qua noi, gli attori devono pagare i laboratori, facciamo uno sciopero teatrale. Qua non è una questione di fare uno sciopero teatrale di 2 o 3 teatri. Qua è questione che sarebbe da indire una settimana in cui gli attori non vanno più a fare il loro lavoro, però non ci deve andare nessuno. Nel senso che i teatri non devono più avere attori. Ma tu credi veramente? Io penso che questa sia l'unica categoria in cui, perché c'è sempre, no, chi ci va. Però negli altri mestieri ci vanno in 5. Mo sto sparando un numero al cavolo. Gli attori? Sì. E quanti pensi che farebbero una cosa simile? Perché per loro più importante non è guadagnare, è che quel giorno loro, per una settimana, non sono in scena. E quando gli ricapita di stare in scena? E chi ci perderebbe il lavoro? Chi sarebbe disposto a perdere il lavoro con quella compagnia pur di affermare un bisogno? E allora continuiamo e allora non veniamo pagati. Certo. Punto. Cioè, il discorso è molto chiaro a mio avviso, ma è di una semplicità talmente elementare che è complicatissimo. Cioè, sì. Poi Roma è un contesto totalmente... No, Roma non esiste il contesto, non c'è. No, perché poi non c'è. Sì, ma è quello, quando io ovviamente vado al Valle e sento una discussione di questo genere, bisognerebbe pensare ai diritti, ma chi ci pensa ai diritti se non ci pensi te? Ma che speri che arrivi qualcuno e ti dia 2 diritti? Ma cioè, nel senso, e aspetta e spera, e che di Messia non ne abbiamo uno, tu vuoi il secondo, troppo stai a aspettare. Allora, la questione è che non c'è unione vera, non c'è. Allora, se noi riuscissimo a rimobilitare un modo di lavorare che non sia sempre e solo finalizzato al guadagnarci, o meglio, a trovare uno spazio per andare in scena una sera, ma fosse un discorso più ampio, cioè se quel prodotto fosse più ampio e vivesse anche di una piattaforma che non è soltanto il teatro, con l'intenzione di finire magari a teatro, ecco, forse riusciresti a rimettere in moto un interesse e forse riusciresti involontariamente a sensibilizzare un discorso culturale, e forse sensibilizzando il discorso culturale Mara Cassiani non sarebbe più sola. Sì. Altrove è accaduto.
magari altrove è accaduto perché più facilmente sono state le istituzioni a permettere che questo, perché è ovvio che se un'istituzione ti impone una cosa, improvvisamente cambia tutto più, in modo più forte, se investe una istituzione, se lo fai da privato ci vuole tempo, però il problema è che qualcosa dovrà pure iniziare, cioè da qualche parte dovrà pure iniziare. Noi fra 10 anni abbiamo 40 anni, non siamo più la famosa generazione che deve dare inizio a qualcosa, e veramente noi non abbiamo avuto né niente oggi e fra 10 anni tanto meno, perché chi te vuole? Comunque è incredibile che per me, io ieri anche parlavo di tutto negli anni 90, cioè quando io ho scoperto il teatro, andammo a Sant'Arcangelo, non c'era internet, partimmo a 17 anni da Taranto, con tutta un'idea di quello che ci aspettava, abbastanza chiara, cioè di tutta una scena. Se vuoi fare teatro di ricerca, vuoi fare ricerca, allora però parti. Dove? E che ne sai? Se si chiama ricerca non lo sai dove vai. Nel senso, se no non si chiama ricerca, se no si chiama io ho un progetto, mettiamolo in scena. Se si chiama ricerca e poi ci stiamo insozzando sta bocca di ricerca da anni e anni, io parlo di ricerca, ricerca, ricerca. E però tutti vogliono sapere, pure quando vai a chiedere una residenza, no? Mi dai un progetto, ma se sto facendo una cosa di ricerca, che progetto ti do? Ti do delle linee basilari, è quella la cosa, no? Allora, se è ricerca, purché si cerchi qualcosa, qualcuno alzi il culo dalla sedia e vada a cercarla, però. La ricerca comporta tempo, comporta andare assolutamente contro le logiche di mercato, in parte, comporta andare in luoghi inesplorati, quindi anche in linguaggi inesplorati, comporta il disagio di non vedere apparire per lungo tempo niente e rimanerci. Quindi tu dici che comunque nonostante non c'è più tempo e condizioni, crearsene comunque le condizioni o produrre in modo diverso. Io sto dicendo, cioè, che, sto dicendo che da una parte appunto io credo in una forma di comunicazione trasversale, sì, da una parte ti prendi il tempo ma nello stesso tempo produci altro, cioè, sì, non... andiamo, produci altro, ma non c'è proprio, sì, nel senso produci altro, però per esempio a me succede che appunto poco spazio, poche residenze, ho iniziato a usare molto l'inframezzi, cioè proprio i tempi tra le prove, veramente, a considerarli significativi rispetto al lavoro che sto facendo e che ho fatto. Ma i momenti sono... Cioè le immagini che prendo in giro, gli appunti, quello che sento quando tra una prova e l'altra, per me è quasi diventato più significativo. Ho paura, magari un po' di perdermi. Rischi però... di diventare un brutto schiavo. Sai, non l'avevo mai vista questa accezione, ma pure fosse, forse no. Tanto di Grotowski continuiamo a fare laboratori su Grotowski. Cosa c'è? Nel senso, senza che nessuno faccia niente di grotowskiano. Nel senso, no, perché per esempio, io quello che dico è che non è che nelle cose passate c'è sempre un germe attuale, esiste. Per esempio, quel rigore dovrebbe essere riportato qua e non c'entra niente con le dinamiche di comunicazione differente, linguaggi differenti. Quel rigore è un rigore che l'importanza del training, per esempio, di barbiana memoria, queste cose qua, è qualcosa che educa te come individuo, non c'entra assolutamente niente col prodotto teatrale, è una cosa che educa te come individuo. E per esempio è ovvio che a mio avviso andrebbero rieducate completamente i mestieri. Con tempi diversi, posizioni esistenziali diverse. Con appunto, appunto cercare. Non posso permettere un lusso, allora cercare. Cercare di trovare qualcosa, ricodificare, sì, esatto, quel rigore. Esatto. Magari diventando un grotoschiano pop. Capito che ti voglio dire? Io non sto dicendo, non c'è niente di male nel pop. Cioè, il pop sei te. No, perché noi l'abbiamo tipo tutti immolato a. Anche i The Smith erano pop. Sì, sì. Anzi, sono loro che hanno inventato il pop. Io pop, okay. No, io pop lo so per definirci. Il problema è il grotoschiano, nel senso è cioè il tempo della preparazione diventa talmente importante che poi l'appuntamento finale. Cioè, nel senso, è quasi scade. Ma magari quasi scade se tu lo vuoi lasciar scadere, se per te rimane una meta necessaria da raggiungere, diventa anche ciò che tu stai cercando. Se quella cosa quella ha l'importanza di un ideale.
diventa quell'appuntamento, è l'importanza di un ideale, è la concretizzazione di un sogno. Se quella cosa per te veramente vale, smuove tutto. Tu non te ne accorgi più nemmeno che lo smuove perché è quel bagliore là in fondo che ti ci porta. È ovvio che il rischio è appassionarsi a ciò che sta intorno e non appassionarsi più a quello che si cerca. Ma là sta nel personale, uno basta, cioè non può dire nulla. Certo. Però per dirti, nel tuo progetto c'è una fine. Nel mio progetto quello che io vedo alla fine è strettamente correlato con quello che sto facendo. Non posso neanche vederlo questo se non vedo la fine. Il problema è che tra questo e questo però poi non c'è un buco, nel senso che tutto questo mi appassiona tanto quanto questo, perché ne sento che fa parte della stessa cosa. È tipo un eco, capito? È un eco lontanissimo che è la mia via dove io tasto delle cose. È come quando, no, vai sui ciottoli dentro l'acqua, no? Dici che questo chissà si affonda, questo no. E intanto però vedi che c'è un pesce rosso, un'alghetta che ti spunta di là, mi giro a sinistra, c'è una montagna e non l'avevo vista. Però non è che tu rimani, cioè il rischio c'è che tu rimanga in mezzo allo stagno, però la tua idea è che devi arrivare dall'altra parte. Se poi tu mi dici la tua meta è che questa cosa venga, che sfondi, non è la meta, sicuramente una speranza, questo cioè prescinde, però non è la meta, cioè non è che io sto facendo questa cosa perché voglio che sfondi. Però anche dire basta con sta stronzata, dire l'importante è partecipare. No, qua tutti stiamo partecipando con importanza. È importante dire io voglio fare la differenza, che tu la faccia o non la faccia. Non è narcisismo questa si chiama speranza, che è un'altra storia. Si chiama pure illusione, che è una cosa importantissima, capito? Cioè, noi abbiamo distrutto questo termine, no? E ci illudiamo, ma magari qua non si illude più nessuno di niente. Io credo. No, perché a forza